Olivetti Praxis 30 e 35. Le macchine per scrivere elettroniche portatili Praxis 30 e 35 vennero prodotte dalla Olivetti a partire dal 1980 in Giappone e Singapore. Furono un primato della Olivetti, essendo le prime portatili elettroniche al mondo. La versione 30 venne dotata di un solo passo di scrittura da un decimo o un dodicesimo di pollice, mentre la 35 di tre passi, un decimo, un dodicesimo, un quindicesimo, selezionabili da un selettore posto sul lato sinistro della tastiera. La carrozzeria in materiale plastico ABS, con coperchio ribaltabile e la valigetta, vennero disegnate da Mario Bellini e Sandro Pasqui. Nel 1981 la Praxis 35 vinse i premi con Passo d'Oro e Smao Industrial Design. Utilizzavano, come elemento di scrittura, una margherita intercambiabile, disponibile in diverse grafie, in relazione al tipo di spaziatura utilizzato. Vennero dotati di una memoria di correzione di 10 caratteri e come nastro utilizzavano una cartuccia con nastro di scrittura in tessuto, in polietilene o in polietilene correggibile da 12 mm e di un correttore lift-off o cover-up. Questi due modelli vennero anche commercializzati come Hermes 310, Underwood 3000 e 3500. Con i modelli 30 e 35 inizia, per la Olivetti, l'era della scrittura elettronica portatile.